questo evento di grande importanza per la provincia di Salerno dal punto di vista paesaggistico e della tutela del territorio, in particolare per quanto riguarda i fondali marini della nostra provincia. È un progetto molto bello, importante, che appunto riguarderà la ricognizione dei nostri fondali, innanzitutto per la verifica dello stato, quindi la salvaguardia della flora e della fauna marina, ma anche per un monitoraggio sull'impatto ambientale, quindi sulla situazione dal punto di vista appunto proprio della polizia, dello Stato, anche diciamo del nostro mare. È un progetto che partirà diciamo da qui a qualche settimana e che vedrà impegnata innanzitutto l'Associazione dei Volontari della Protezione Civile in collaborazione con l'ARPAC e che diciamo analizzerà tutte le nostre coste. Alla fine verificheremo con un'iniziativa conclusiva e metteremo così, diciamo, renderemo pubblici i risultati di questo progetto in maniera tale che possiamo avere la cognizione e la conoscenza di quello che è lo stato delle nostre coste, in particolare dei nostri fondali, che riteniamo che sia una risorsa da sfruttare e da utilizzare per una provincia che è bagnata in gran parte insomma dalla costa e dal mare e che riteniamo debba essere un settore di sviluppo e di prospettiva per quanto riguarda appunto la crescita del nostro territorio e la crescita anche economica dell'utilizzo del nostro territorio. Coloro che siedono qui vicino a noi e che daranno una mano alla realizzazione di questo progetto, a voi che state qui e fatemelo dire e sottolineare, in particolare ai volontari della Protezione Civile che diciamo sono un po' come dire l'architrave, il caposaldo di coste, veramente sia un progetto importante dal punto di vista ambientale, ma dico anche dal punto di vista della presentazione, della qualificazione del nostro territorio. Meno male di questo progetto, si parla di progetti ambientali spesso che riguardano la superficie, questo è un progetto che nella sua bellezza presenta dei caratteri anche di particolarità e complessità che non sono diciamo indifferenti. E ancora una volta voglio dire che grazie alla professionalità e alla voglia di dare il proprio apporto per il nostro territorio da parte dei volontari della Protezione Civile, ai quali questa provincia, il Presidente in particolare, ma il sottoscritto che tra l'altro ha tra le proprie deleghe sia quella della Protezione Civile ma anche quella del marketing territoriale, quindi della promozione del nostro territorio e di tutte quelle che sono le caratteristiche che qualificano il nostro territorio, un progetto che monitorizza, verifichi lo stato dei nostri fondali, quindi ci dia una diagnosi di quelle che sono le nostre coste, credo che sia importante per noi in quanto amministratori, ma per tutto il territorio, per tutti i cittadini che poi utilizzano i nostri fondali. Posso dire, lo dico a fianco a questo e anche ad altri progetti che appunto hanno un'importanza e qualificano il nostro ambiente, qualificano il nostro territorio, per quello che sarà possibile potete contare sull'istituzione provincia, perché voi sapete, tra le indicazioni principali, da quelle che sono le finalità che danno il senso perché questa istituzione rimanga ancora in piedi, al di là diciamo, delle normative nazionali che voi sapete prevedono la cancellazione delle, come dicevo prima, progetto che abbia innanzitutto
questa qualificazione? Buongiorno, sono Vittorio Bianchini e sono un ricercatore di sistemi di respirazione chiamati a rebreather. Questo che oggi stiamo presentando qua a Salerno è un rebreather Lungfish, è il rebreather di cui mi occupo nella sperimentazione e nello sviluppo. Sono macchine, si chiamano a circuito chiuso, che significa che recuperano l'ossigeno che noi ogni volta che respiriamo sott'acqua con le bombole normali buttiamo fuori, che sono quelle bolle che risalgono verso la superficie. Noi cerchiamo di recuperiamo questi gas togliendo l'anidride carbonica, che è il prodotto di scarto del nostro organismo, togliendo questa anidride carbonica con la macchina e incrementando l'ossigeno con una bombola che troviamo qua sulla macchina e che viene automatizzata da dei sensori interni e da una scheda elettronica. Queste macchine consentono di poterci, prima di tutto, autonomie molto lunghe con consumi e ingombri ridottissimi. Vedete qua un subacqueo che di solito scende con delle bombole enormi sulle spalle, tante bombole con differenti tipi di gas diversi. Qua ha la possibilità, con due piccole bombole, di miscelare in maniera autonoma la macchina, in maniera autonoma l'operatore, ottenere la miglior miscela sempre e in qualsiasi situazione. In più, con la mancanza di fuoriuscita delle bolle di gas, noi riusciamo ad avvicinarsi alle forme di vita, ai pesci, ai coralli, a qualsiasi cosa, senza spaventarle, senza rumori e nella massima sicurezza.